Buonasera, siamo qui per presentare il libro di Pasquale Gamenna, L'amore spietato. L'amore spietato è una storia d'amore un po' particolare, la possiamo definire particolare la storia. È un amore giovanile. Nel suo libro L'amore spietato parla di amore, perché come vi ripeto è una storia di amore particolarissima. Una copertina e sì, la copertina è l'uomo e la donna che con un gesto si innalzano verso il cielo. In realtà la storia d'amore di cui parla il libro è abbastanza articolata. È una storia che parla di un ragazzo di provincia che ha a che fare con la Napoli bene. E quindi il libro parte con una descrizione abbastanza introspettiva dei sentimenti di questo ragazzo che si è introdotto nella Napoli bene, è stato bene accolto perché il ragazzo è intelligente, dotato, e che però perde le vicissitudini della storia stessa, decide ad un certo punto di allontanarsi dalla Napoli bene per scoprire se stesso, ma anche per difendere quello che per lui è l'amore. Infatti il titolo del libro, L'amore spietato, è riferito a questa sua scelta di abbandonare il suo amore per proteggerlo. Perché l'amore spietato? L'amore spietato perché è ovvio, che quando insomma, le cose non vanno come tu vorresti, allora l'amore fa soffrire. È una delle malattie incurabili. Non voglio parlare, per carità, delle malattie che attanagliano oggi, ma l'amore da sempre ha fatto soffrire gli ambo i sessi quando o è impossibile andare avanti, o quando ci si lascia, o magari insomma, per tante cause non si può andare avanti e quindi o soffre l'uno o soffre l'altro o soffrono tutti. Nel caso di specie soffrono tutti perché anche se questo è un amore al limite della secondo il luogo comune, secondo me, al limite della immoralità, e all'inizio tutto va bene, tutto tranquillo, tutto. Questo giovane conosce due ragazze e stranamente, come tutto può succedere nella vita, le due ragazze si innamorano pazzamente di lui e lui altrettanto si innamora pazzamente di tutti e due. Di entrambi allo stesso modo e con la stessa intensità. Ovviamente, essendo il ragazzo non stupido, sa che prima o poi cascherà addosso la tempesta, e quindi diventerà una situazione ingestibile, e purtroppo dopo diverso tempo nel quale questi tre ragazzi che stanno in un contesto di amici, sono voluti bene da tutti, addirittura dai genitori, da... Quindi anche le due ragazze si conoscono, sono amiche? Sì. Loro sono amiche... amiche per la pelle, così. Per la pelle, amiche addirittura io le ho definite quasi gemelle. Le accompagnai, dicendo loro parole di conforto, alle quali nemmeno io credevo. Certo, se non avessimo, come dire, aperto i nostri desideri senza curarci degli altri, questi danni morali si potevano facilmente tramutare in danni più lievi.
ma quello che è fatto è fatto. Eravamo incapaci di trovare una minima risposta al nostro stato di disagio. Io ne ero stato un artefice. Io dovevo trovare le risposte e la soluzione a qualsiasi costo. Dovevo porre rimedio, sia quello parziale, a questo male che ci affliggeva. Ormai il nostro amore per gli altri appariva come un vizio deplorevole. Senza nascondermi dietro il dito, purtroppo era la verità, malcelata dalla passione, dall'amore. Un amore difficile, se non impossibile da spiegare. Eppure era amore. Sì, perché poi qua c'è proprio il termine, no? La spiegazione dell'amore che loro provano fra di loro, quindi questa purezza, questa grandezza, questo coinvolgimento di tutte e tre sullo stesso piano, che si va a scontrare con la realtà, con la società, con le bias culturali.